Presidente, la manifestazione sembra un successo, come definisce questa presa di posizione e questa testimonianza di imprese e di lavoratori? Beh, importante per questo, perché ci sono i lavoratori insieme alle imprese, credo che sia una prima assoluta questa, che la dice lunga sulla gravità della situazione della siderurgia e non soltanto della siderurgia europea, in generale l'industria manifatturiera di base, esposta ai venti della globalizzazione, in particolare al rischio di un unfair trade che va contrastato in ogni modo, e speriamo che la Commissione europea ascolti. La Commissione europea non ha dato, a partire dall'action plan in poi, una grande sensazione di attenzione ai problemi della siderurgia, al contrario, ne parlavamo con Tajani prima, che mi faceva giustamente notare che gli obblighi di implementazione del piano non sono stati assolti e quindi praticamente quel piano è rimasto sulla carta, totalmente sulla carta. Speriamo che la giornata di oggi sia una giornata capace di far riflettere i decisori politici, speriamo che ci sia una sensibilità verso l'Europa manifatturiera più importante di quella che c'è stata fino ad oggi. Onorevole Tajani, lei ha avuto il merito già un paio di anni fa di avviare un action plan sull'acciaio, denunciando delle problematiche che oggi vediamo sfociare in questa protesta. Ma assolutamente sì, l'acciaio è un settore cruciale per l'economia italiana ed europea e va assolutamente difeso. Ora bisogna implementare quel piano d'azione che ha avuto grandi riconoscimenti anche da parte del Parlamento. La manifestazione di oggi punta a difendere una parte di quel piano d'azione, cioè garantire un sistema di concorrenza equo. La Cina in questo momento non rispetta le regole dell'economia di mercato, rispetta soltanto un criterio su 5 e l'Europa non può riconoscere alla Cina questo stato particolare. Quindi bisogna rinviare la decisione, nulla contro la Cina, ma non possiamo accettare che la Cina scarichi la sua sovrapproduzione in Europa per risolvere i propri problemi e debba pagare un danno l'Europa, perché senza le misure antidumping oggi noi rischiamo di mettere in discussione centinaia di migliaia di posti di lavoro, se non milioni di posti di lavoro. Onorevole Salini, lei è uno dei parlamentari che hanno sempre avuto un'attenzione particolare verso l'acciaio. Una manifestazione come questa dimostra che aveva ragione. Sì, la manifestazione dice finalmente che oltre ai grandi parlatori che di solito dalla politica e non solo e dalle associazioni di categoria denunciano il fenomeno, finalmente abbiamo la possibilità di far vedere migliaia di tute e di caschi che documentano che chi lavora è il primo ad avere preoccupazione perché non venga riconosciuto lo status di economia di mercato ad un'economia che non è di mercato come quella cinese. Questo è un pilastro di una battaglia giusta che deve essere vinta, la Commissione lo deve capire, il Parlamento l'ha capito, la Commissione deve capirlo.